Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News, apertura dedicata alla cronaca. Torniamo a parlare della tragica morte della 25enne precipitata nel vano ascensore di una palazzina a Fasano. Ci sarebbe un indagato per omicidio colposo, è stato notificato un avviso di garanzia all'amministratore del palazzo in vista dell'autopsia. Ascoltiamo i dettagli. C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Brindisi per accertare se ci siano responsabilità nella morte di Clelia Di Tano, la 25enne precipitata nel vano dell'ascensore dal quarto piano della palazzina di Via Piave a Fasano. La notizia è riportata su alcuni quotidiani locali. A quanto si è appreso, gli accertamenti tecnici riguarderanno innanzitutto l'ascensore per verificare le cause del malfunzionamento e il possesso delle autorizzazioni e poi il telefonino della ragazza. L'ipotesi è quello appunto di omicidio colposo. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, in vista dell'autopsia che sarà affidata nei prossimi giorni ai medici legali Stefano Duma e Domenico Urso, come atto dovuto è stato notificato un avviso di garanzia all'amministratore della palazzina di proprietà di Arca, Nord Salento, difeso dall'avvocato Pasquale Di Natale. Le indagini sono condotte dalla PM Livia Orlando. La famiglia della ragazza non riesce a darsi pace, chiede infatti di sapere cosa sia realmente successo. Intanto la vicenda di Clelia continua a far discutere e soprattutto a scuotere gli animi. Un giovane coetaneo della 25enne ha deciso di pagare buona parte delle spese del funerale, una notizia che ha sorpreso molte persone. Il ragazzo Steven Parpanesi, 26enne, originario di Milano e residente a Mesagne, dove ha aperto un'attività come tatuatore, non conosceva la ragazza, ma quel sorriso ritratto nelle foto pubblicate su Facebook gli ha ricordato sua sorella, scomparsa tragicamente a 19 anni. Mi sono sentito in dovere di dare una mano a questa famiglia, ha spiegato il giovane. Posso comprendere le difficoltà in questo momento e, avendo vissuto in prima persona un dolore di questo tipo, ho deciso di aiutare i genitori di Clelia. E continua: non conoscevo minimamente questa ragazza, ma ho letto la sua tragica storia e mi sono immedesimato, perché anch'io ho sofferto 4 anni fa la morte precoce di mia sorella Kimberly, un fatto destabilizzante il cui dolore è ancora profondo. Ancora la cronaca, sequestrati 37.000 litri di olio extravergine di oliva adulterato. La Guardia di Finanza di Cerignola ha scoperto 3 laboratori clandestini in cui veniva prodotto olio contraffatto che sarebbe stato commercializzato. 3 laboratori clandestini adibiti alla preparazione di olio extravergine di oliva contraffatto ed adulterato sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Cerignola nel Foggiano. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 37.000 litri di prodotto illegale. Inoltre hanno individuato in aree diverse dell'agro cerignolano 3 capannoni in cui veniva prodotto olio che sarebbe stato commercializzato come extravergine di oliva, ma in realtà proveniente, come hanno documentato le analisi svolte dal personale dell'ARPA Puglia, da una miscelazione di olio di semi di girasole ad alto contenuto di acido linoleico con aggiunta di sostanze coloranti come clorofilla e beta-carotene, in misura superiore ai limiti ammessi per gli oli destinati al consumo alimentare. La miscela, stando a quanto ricostruito, veniva poi confezionata in taniche e lattine sulle quali erano apposte indicazioni attestanti la qualità extravergine del prodotto per essere poi commercializzate. Sequestrati tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate per il confezionamento, imbottigliamento e miscelazione dell'olio d'oliva contraffatto, tra cui 15 cisterne della capienza di 10.000 litri e 1.000 litri, pompe aspiratrici, imbottigliatrici multiple, insieme ad oltre 23.000 lattine da 5 litri recanti indicazione olio extravergine di oliva. 3 persone sono state segnalate alla Procura di Foggia per commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine. 2 di esse devono rispondere anche di violazioni amministrative relative all'assenza di indicazioni sulla tracciabilità dell'origine e della qualità del prodotto alimentare. Si cambia argomento, al via ufficialmente i saldi. Siamo andati a vedere com'è andata in Puglia. Si saldi chi può e soprattutto chi vuole. Ufficialmente al via le offerte della bella stagione, in molti si sono riversati in città, preferendo la corsa all'acquisto piuttosto che il mare. Primo giorno di saldi, cosa ha acquistato? Ancora niente. Veramente è un po' difficile perché c'è troppa confusione, quindi bisogna andare mirati. Tutti i prezzi erano convenienti. Niente in particolare, qualcosina per cambiare un po' l'outfit.
Ho acquistato ma non ho trovato in saldo. Quindi. Visto che siamo all'inizio ho avuto la possibilità di scegliere anche i colori e i modelli. Bisogna mettersi con pazienza e comprare. Quello che mi mancava l'ho trovato, insomma. Soddisfatto della scontistica? Sì, soddisfattissimo, siamo trovati bene. È ancora presto, quindi speriamo, insomma, di proseguire al meglio. Da che scontistica si parte? Noi partiamo dal 20 fino al 50, chiaramente su articoli selezionati. Il 30% è andato abbastanza bene. Primo giorno di saldi, come sta andando? Abbastanza bene, da stamattina abbiamo aperto alle 10, abbiamo lavorato abbastanza. Tanti turisti, tanto movimento. Ho preso qualcosa, ho mia figlia che sta per fare gli esami di Stato, quindi un piccolo pensiero per lei, sperando che vada tutto bene. Ne approfitto per fare i migliori auguri a tutti i ragazzi che ancora sono impegnati con quest'ultima prova, sperando che molti di loro possano decidere di venire al Politecnico a studiare per l'università. Invece ha scelto solo di passeggiare e godersi la città, tutt'altro che deserta. La stiamo solo prendendo un po' di sole e di calore. Andiamo in Basilicata, Cristian Giordano è il nuovo presidente dell'UPI Basilicata, sentiamo. Prima di ogni cosa ringrazio per il lavoro svolto il presidente uscente Piero Marrese e tutti i consiglieri provinciali per la fiducia che hanno voluto esprimere. Rappresenterò le due province, Potenza e Matera, a fine di assicurare alle nostre comunità la rilevanza che meritano sui tavoli nazionali dell'UPI e del governo. Così Cristian Giordano, neoeletto presidente dell'UPI Basilicata durante l'assemblea dell'Unione Province Italiane di Basilicata svoltasi nella sala consigliare provinciale di Potenza. Giordano, presidente della provincia di Potenza dal settembre 2022 e sindaco di Vietri di Potenza dal 2017, succede a Piero Marrese che ha ricoperto la carica dal 2019 ed è stato recentemente eletto consigliere regionale. I vicepresidenti saranno lo stesso Marrese e Giovanni Barbuzzi. Marrese ha espresso gratitudine verso l'Assemblea in questi anni, ha detto: siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e voglio ringraziare l'Assemblea per l'impegno e il lavoro svolto. Non sono stati anni facili, penso anche al difficile periodo della pandemia Covid, ma grazie ad ognuno di voi, allo sforzo sinergico, siamo riusciti a lavorare insieme al di là di qualsiasi appartenenza politica. Giordano ha concluso con un cenno alle prossime sfide, citando il quarto rapporto di monitoraggio del Consiglio d'Europa sull'applicazione in Italia della Carta Europea dell'Autonomia Locale. Le sfide nel prossimo futuro sono tante, il rapporto raccomanda di ampliare il campo d'azione delle province una volta reintrodotti gli organi eletti direttamente e di garantire alle province risorse finanziarie adeguate e proporzionate ai sensi dell'articolo 9 della Carta Europea delle Autonomie Locali. Apriamo la pagina culturale, ha aperto i battenti ieri sera con Opera in Salotto, Sole e Amore, la rassegna musicale e teatrale Viva Verdi Multiculti che proseguirà fino a dicembre. I dettagli. È stato un viaggio attraverso le melodie d'opera più celebri del panorama della cultura lirica a dare il via a Matera alla 28ª edizione della rassegna Viva Verdi Multiculti. Il concerto Opera in Salotto, Sole e Amore si è tenuto nel chiostro della Fondazione Le Monacelle e ha visto come protagonisti Claudio Aminieri al pianoforte, Raffaele Bifulco al flauto e Matteo Ferrara come basso baritono e relatore. Claudio Aminieri, pianista materana, ha vinto numerosi premi e si è esibita in teatri prestigiosi. Raffaele Bifulco, flautista diplomato a Matera, ha suonato in importanti orchestre internazionali. Matteo Ferrara, basso baritono, ha una carriera solistica internazionale. Il nostro spettacolo si intitola Sole e Amore e prende questo titolo da un'aria famosa di Puccini, un'aria da camera. E questo spettacolo vuole, in modo un po' originale, particolare, mettere l'attenzione sulla musica operistica, non solo sulla vocalità lirica. Si può dire che è una prima di uno spettacolo che appunto non abbiamo ancora proposto in altri posti e qui facciamo il nostro debutto. Ecco. La serata, ricordiamo, ha inaugurato un ricco calendario di eventi culturali e musicali della Viva Verdi Multiculti che andranno avanti fino a dicembre 2024, tutti all'insegna della multiculturalità. Nella serata del 6 di luglio, sempre presso la Cappella delle Monacelle alle 20:30, lo spettacolo Ascoltami Bene. Si chiama Vedute Sospese, la mostra dell'artista invece Giovanni Spinazzola, a Matera visitabile presso la chiesa di Sant'Eligio.
Resterà aperta fino al 13 di luglio la mostra di Giovanni Spinazzola, Vedute sospese, inaugurata nei giorni scorsi nella chiesa di Sant'Eligio a Matera, curata da Rino Cardone e organizzata dalla Galleria Opera Arte e Arti con Ego Italiano. La mostra è a ingresso libero. Giovanni Spinazzola, nato a Ferrandina nel 1972, diplomato all'Accademia di Brera, ha collaborato con la stamperia La Spirale di Milano, ex designer di mobili e attualmente docente di arte. Le sue opere, dai toni cromatici accesi, affrontano tematiche sociali e collettive. Vedute sospese è un concetto che racchiude il tempo, che analizza il tempo, che passa e si cristallizza. Un po' come fanno i granelli di sabbia in fondo al mare. E la mia rappresentazione della città non è altro che questo tempo che si stratifica e le persone passandoci lasciano ognuno un proprio segno. Quindi una rappresentazione del proprio passaggio, di quello che è la nostra vita. Con la mostra Vedute sospese, la chiesa di Sant'Eligio si trasforma in un contenitore culturale. In realtà sono due inaugurazioni, perché una è quella del maestro Spinazzola, con queste nuove opere di cui lui poi parla ampiamente, quindi spiega un po' il progetto. Però in realtà è anche l'occasione per aprire questo nuovo spazio che la Galleria Opera gestirà d'ora in poi per realizzare, e si chiamerà Artist Laboratory, e servirà per incontri, mostre, insomma sarà uno spazio aperto alla città, in uno spazio che è stato in realtà recluso e chiuso per oltre 50 anni, la chiesa di Sant'Eligio. Ancora una mostra inaugurata ieri sera negli spazi di studio arti visive a Matera, la mostra Corpo a Corpo, linguaggi nella figurazione. Il corpo umano esplorato attraverso diversi linguaggi artistici è il tema della mostra Corpo a Corpo, linguaggi nella figurazione, inaugurata ieri sera nello spazio espositivo dello studio Arti Visive di Matera. All'evento hanno partecipato gli artisti Renato Galbusera e Maria Iannelli, con Franco e Mino Di Pede a fare gli onori di casa. Un anno importante questo per lo studio Arti Visive di Matera, che compie 60 anni di attività. Abbiamo pensato appunto di onorare questi 60 anni chiamando un po' a raccolta tutte quelle persone, quegli amici che hanno collaborato negli ultimi anni con la galleria, con Franco Di Pede. Tra questi gli amici del Museo della Permanente di Milano, in particolar modo Renato Galbusera e Maria Iannelli, che con la galleria, con Franco Di Pede, ormai collaborano in un clima di scambio culturale e artistico continuo ormai appunto da diversi anni. Esposte 22 opere di 11 artisti, tra cui Nino Attinà, Antonio De Vincenzi e Achille Guzzardella, selezionate per mostrare le più recenti ricerche pittoriche. Gli artisti, molti dei quali legati a Milano e all'Accademia di Brera, appartengono alla generazione nata intorno agli anni 50. L'evento prosegue la collaborazione tra lo studio Arti Visive e il Museo della Permanente di Milano, iniziata nel 2019. 11 riflessioni sul tema del corpo, intese come approfondimenti al di là dei linguaggi sulla tematica del corpo. Il secondo nesso che lega gli artisti qui presenti è l'essere legati alla Società per le Belle Arti ed Esposizioni Permanente di Milano. Per quanto mi riguarda, il mio è il rapporto tra il corpo e la natura. L'interesse che deve esserci da parte dell'uomo per la natura e l'attenzione. La mostra, patrocinata dal Comune di Matera, resterà aperta fino al 25 di luglio, dalle 18 alle 21. E per chiudere, due notizie riguardanti la Festa della Bruna. Proseguono ancora gli appuntamenti e gli eventi. Piazza San Francesco d'Assisi a Matera sarà teatro di una serata all'insegna della tradizione della musica. Alle ore 20 avrà luogo l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria 2024 organizzata dall'Associazione Maria Santissima. A seguire, alle 21.30, si terrà un concerto di musica popolare con la Ragnatela Folk Band, che eseguirà un concerto in onore di Maria Santissima della Bruna. L'evento promette di regalare emozioni e celebrare la comunità locale attraverso la musica e la tradizione. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi. La linea che va alla regia.